fare. Sa, nel 30. Ah, siamo nel 32. Forse dopo l'intermezzo. Ultimo Sono giro, passati Doc. 2 anni, Vuoi qualcos'altro? No, vado a casa. Senti, Tommy, prima che te ne vada, posso chiederti un piccolo favore? Certo, Luigi, che posso fare? Ecco, accompagnare mia figlia. Sara? A quanto ne so, se la sa cavare benissimo da sola. Lei è gamba, sì. Ci sono persone poco raccomandabili dalle sue parti, come dire, teppistelli, sai, cattivi ragazzi, che la infastidiscono, fanno i cascamorti. Sara, questo lo sa usare bene, ma non vorrei che dicesse delle cose che loro non gradiscono, cose spiacevoli. Però se tu l'accompagnassi, beh, quei teppisti si ricorderebbero che è la figlioccia del Don. Non c'è problema, Luigi. È un onore. Grazie. Tanto poi me la trombo, Sara, Luigi. stiamo chiudendo. È lui che ci fa? Tom ti accompagnerà a casa. Davvero? Sì, è solo lavoro. Così ti lasciano stare. Va bene, se ti fa stare più tranquillo. Ci vediamo domani. Prendo il cappotto. Io ti aspetto qui fuori. È felice però, eh. Ah, a piedi. Vabbè. Tutto ok? Non ho bisogno di essere accompagnata. Dai, tanto stasera avremmo dovuto vederci. Sì, forse. Comunque puoi fregartene della sua opinione. Non capisci, Tom. A volte Come mi stai? tratta come una bambina. Lo capisco, è protettivo, ne ha passate tante. Perché noi no? No. Ti vuole Allora cos'è questa bene. storia che rubi da mangiare? Beh, cucino io, spetta a me decidere cosa farne. Dubito poi li voglia. Allora domani è la volta buona che la colazione se la prepara da solo. Mamma mia, che siamo nel Far West? Vabbè, Puoi bussare tu alla porta. Io ho le mani occupate. forse però non è casa sua. Sara, è per me? Scusa, è un po' meno della volta scorsa. Basta e avanza. Per nonna sei un angelo. Il Don non sopporta che il cibo vada sprecato. E tu? Tu devi essere Tommy. Sara ci ha parlato molto di te. Ah, Oh. vabbè. Sei un pilota famoso, Tom. Tutti parlano di te. Già, ha ragione. Lo fanno. Ora ti lascio, se no ti entra il freddo, Juliet. Ci vediamo in chiesa. Ok, e buona serata. Buonanotte, Tommy. Mamma, il tuo angioletto Sara è passata a trovarci. Hai fatto un bel gesto. Dici? Beh, qui in zona ci sono molti affamati. Già. Comunque, bella serata per passeggiare, Non devi farti ammazzare a causa mia, Tom. Ci proverò. Tutto qui. Passi tutto il tempo con uno sciupa femmine come Sam Trapani e non hai trovato niente di meglio che bella serata per passeggiare. Perché non è bello? Vabbè, Sì, penso di sì. Per caso vuole dei fiori, signore? no, siamo a posto. Ehi, non merito i fiori? Quando mi permetterai di invitarti a un vero appuntamento, che non sia accompagnarti a casa per conto di Luigi, li avrai. Già, se soltanto papà non mi vietasse di uscire con i ragazzi del Don. Comunque credo che lo sappia. Luigi? No. Quei tipi mi hanno dato fastidio per settimane, ma non te l'ho detto perché ti conosco.
L'ho detto a papà solo questa volta e all'improvviso chiede a te di fare il principe azzurro. Quindi sì, lo sa. Beh, come ho detto, vuol dire che di me si fida. Altrimenti saresti durato poco. So che fine hanno fatto gli altri che ho frequentato. Abbiamo occultato i cadaveri. Ah, quindi ora stiamo... Ho cercato di proteggerti, Tommy Angelo, fin dall'inizio. Domani sera potremmo andare da qualche parte. Magari al cinema. Ti compro i tuoi fiori. Sarebbe bello. Eccole lì. Quello come si chiama, Yuri? Ci stai tradendo per caso? Fottetevi tutti. No, avanti, non fare il broncio, bambolina. Il tuo fidanzato potrà guardare, che ne dici? C'è qualche problema qui. Il vero problema sei tu che provi a soffiarci la ragazza, capo. Se non fate attenzione, finirete 3 metri sottoterra. È la vostra ultima occasione. Non ci spaventi. Sappiamo per chi lavori. Salieri da giovane sarà anche stato un pezzo grosso, ma ora si è rammollito. È solo questione di tempo, Morello lo farà fuori. Non mi serve Salieri, e nemmeno altri. Non per questo. Oh. Non l'avete sentito? Mostrarci che cosa sai fare, Damerino. Ma vuoi? Dove te ne vai, bel faccino? Billy ha ragione. È proprio un bel bocco. Una bambola come te sprecata con quell'ipoma. Ma lo sai che il proprio due belle capo? Non sei un uomo morto. Porca troia. Con quella qualità perde solo lei. A te serve un bimbo. E qua? Per buttarti a terra subito. Cazzo, l'ho ucciso, è questo? Lasciatela stare. No, no, te lo scordi. Ai, orca troia. Puttana, che cazzo è sto qua? È una bestia. Ora tocca a me. Spero che tu te la cavi meglio dei tuoi amici. Dai. Ma ho kickciato. Merda. E non sono veloce. Dai, fate sotto. Fate sotto. Marca puttana però. La porta. Mi ammazza. Madonna mia. È una boss fight. È una boss fight. Sto cup. E ci ho ciuppato. Porca troia. Ma è velocissimo. Non ci riesce. No. Il mio cervello non riesce. È pigro. Io sono pigro. Io non riesco a passare i miei. Non riesco neanche a parlare. Porca puttana. E il mio cervello non riesce a connettersi al dito. Per quello che vuole fare. Non ci riesce. Non... non gli funziona. Non funziona. È lento, è pigro. Anche gli impulsi nervosi sono pigri. Io sono una persona pigra. Ma porca puttana. Dai, dai, che adesso li ammazzo tutti. Cioè, ma in realtà... il tipo grosso, poi. Fatti sotto, dai. Non ho più il... la madonna! Un altro cazzo di passo e ti cavo gli occhi! Mi piace quando ti arrabbi, sai? È per questo che vengo sempre! Eccoti sistemato, figlio di puttana! Ma scusa, gli ho tirato meno colpi di prima! Che cazzo è possibile? Moscerino. Hai un buon gancio destro, devo dire. Sanguini. Andiamo su a casa mia. Do un'occhiata. Mm.
Chi è quella? Allora ti vuoi accomodare o aspetti fuori? Aspetto fuori. No, entra. Aspettavo di essere invitato. Non hai capito, campione. Controllo solo che tu stia bene. Siediti sul divano adesso e tira sulla manica. Prendo il set da cucito. Non sono mica un pupazzo. Non sembra così grave. Vuoi che ti dia qualcosa? No, sto bene. Non devi fingere. Come? Lo vedo che ti fa un male cane, Tom. Se non vuoi ammetterlo, chiedi a Poli di rattopparti. Che cos'hai lì? Un omaggio del Don. Vabbè. Ancora un po'. Ok. Ce la farai a sopportare? Sì, ce la farò. Bene. Perché non voglio che la signora della porta accanto venga a lamentarsi per i rumori. Cerca solo di fare in fretta. Ci metterò il tempo che ci vuole. Se metto male i punti, resta la cicatrice. Davvero? Hai ricucito tanta gente? Solo mio padre. A volte capita che mia madre litighi con lui. Si è specializzato nello schivare i piatti. Così gli ha infilzato un bel ferro da maglia. Aia. E perché? Perché era ubriaca marcia. E anche gelosa. Fatto. Non è certo un capolavoro, ma servirà. La cicatrice che resterà mi farà pensare a te. Per stanotte dormi qui. Non ti lascerò vagabondare in giro mezzo sbronzo. Specialmente con quei tipi che ti danno la caccia. Ok, va bene. Per caso hai una coperta in più? No. E la caldaia è rotta. Non importa. Allora non era inutile guardare il letto, ciccia. Va bene. Bella serata per passeggiare. C'è proprio il trofeo. Dai, andiamo avanti. Madonna, sta play, devo pulirla dentro.